Di coppia in coppia, Nicola Morando, Lorenzo Anselmo, siete stati due riferimenti per questa squadra, non solo in campo ma anche nello spogliatoio. È stato un bel percorso per voi, un campionato, diciamo, con i direttori praticamente di fatto dominato. Avete viaggiato a più di 2 punti di media durante tutto l'arco della stagione. Non era scritto che arrivasse questo risultato, però avete fatto veramente una strada che vi ha permesso di arrivare fin qui oggi. Sì, assolutamente. Oggi è una giornata veramente bella per tutti, perché penso che oggi sia la ciliegina sulla torta di un percorso che è iniziato il 31 luglio. Tanta fatica, tanta sudore e tanto lavoro soprattutto, perché come ti dicevo prima a microfoni spenti, questa è una squadra che ha delle idee, che l'ha portata avanti fino alla fine. Ci abbiamo creduto e penso che dopo Loano siamo noi, nel senso la squadra che ha meritato di più. Quindi sono veramente contento oggi. Nicola, ci eravamo visti alla presentazione dell'estate scorsa, avevi mille ambizioni, tanta voglia di riscatto, tanta voglia di dimostrare anche di essere un giocatore importante, ti sei preso tante responsabilità in campo durante tutto il campionato e penso che anche per te sia un bel orgoglio festeggiare oggi pomeriggio. Ma sì, direi che non poteva che finire così per i sacrifici che abbiamo fatto tutti, dalla prima persona della società all'ultima, e dai mister ai dirigenti, ai direttori, al nostro capitano, a noi ragazzi, a tutti. E giocatori importanti lo siamo stati tutti, guide siamo stati tutti, la guida del nostro compagno. E io personalmente devo ringraziare Lollo perché è stato veramente un esempio per tutti, sia come equilibrio che come ragazzo nello spogliatoio e in campo. Detto questo, ci meritiamo questa eccellenza perché l'abbiamo rincorsa dall'inizio. Abbiamo provato a tenere il passo della Luanesi, che ha meritato di vincere il campionato. Noi abbiamo deciso comunque di salire lo stesso, passando dalla porta secondaria, come si dice, no? E questo è tutto merito di noi, del mondo Celevarazze, dei nostri splendidi tifosi, dei nostri parenti che fanno sacrifici anche loro come noi. E niente, dobbiamo solo festeggiare adesso e poi pensare all'ultima partita che ci rimane della stagione. Lorenzo, sono stati 2 anni dove avete sempre fatto un passettino in più nel corso di tutta l'annata, avete acquisito anche quella mentalità giusta che forse in questo momento è quello più opportuno per fare il salto di categoria. Vi sentite pronti anche a questo nuovo campionato? Sì, assolutamente. Io penso che, come dici te, c'è stato uno step dopo l'altro, nel senso che già dall'anno scorso si era costruito qualcosa. Poi quest'anno nel mercato estivo sono stati presi i giocatori giusti, i giocatori di esperienza che potevano dare quel salto in più a questa squadra. Poi io penso che partita dopo partita siamo cresciuti e abbiamo fatto un girone di ritorno strepitoso, sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista della mentalità. Com'è stato lavorare con Mister Monteforte, visto che la sua tipologia di calcio è un po' atipica rispetto a quella di tanti suoi colleghi, quantomeno nei dilettanti? Ma guarda, non tanto tempo fa, parlando proprio con Lollo, gli ho detto che io in 17 anni di prima squadra, 16-17 anni di prima squadra, non mi sono mai divertito a giocare a pallone così come mi sono divertito quest'anno, proprio per quello che diceva lui prima, per le idee che abbiamo allenato durante le settimane e che abbiamo quindi consolidato. Il mister è una personalità forte e secondo me quando si vuol vincere bisogna avere un mister che è diretto, un mister che non le manda a dire, un mister alle volte duro, alle volte invece, come si suol dire, bastone carota, no? Però è giusto così, alla fine tutto il lavoro che abbiamo fatto oggi viene ripagato e viene confermato come giusto, come corretto.